Sono al Computex di Taipei, la fiera dell'elettronica di Taiwan, e ovviamente Asus vuole avere un ruolo da protagonista. Ha presentato tantissimi nuovi prodotti, fra i quali anche questi ZenBook Pro Duo, i suoi nuovi notebook di fascia alta, i suoi primi dual display, perché hanno un display ausiliario che occupa la metà della base, che hanno chiamato ScreenPad Plus. È una evoluzione del concetto dello ScreenPad che avevano presentato l'anno scorso, però più che una evoluzione mi sembra un concetto quasi completamente diverso, perché sono molto diverse anche le funzionalità. In base alla versione di ZenBook Pro Duo che scegliete, quella da 15 pollici UX 581 o quella da 14 pollici UX 481, avrete ovviamente uno ScreenPad Plus di diagonale differente. Da 14 pollici con risoluzione 3840x1100 pixel sul modello da 15 e da 12,6 pollici con risoluzione Full HD sul modello da 14 pollici. In entrambi i casi parliamo di display con wide angle di 178 gradi e con un trattamento antiriflesso che però, invece di rimuovere il riflesso, mi sembra che lo generi. Il pannello principale su questo 15,6 è un OLED, mentre invece lo ScreenPad è un display non OLED, quindi una tecnologia di pannello ordinaria. Potete considerarlo quasi come un Apple Touch Bar agli steroidi, una funzionalità che va ad incrementare le vostre capacità di multitasking con il notebook, perfetta per i creativi, perché hanno integrato molto bene i due display per avere un'esperienza dual screen senza soluzione di continuità. Potete ovviamente anche utilizzarlo come un display ausiliario consueto con Windows, come se aveste un display qui di lato rispetto a quello principale e quindi avere il display esteso oppure un secondo display su quale trascinare delle applicazioni. Però quello che è più interessante sono le modalità di interazione che sono state create da Asus quasi in maniera sartoriale per favorire l'esperienza d'uso e che adesso vi vado un po' a raccontare. Partiamo dalla possibilità di trascinare un'applicazione dal display principale allo ScreenPad Plus, ma se non vogliamo stare a effettuare questa operazione possiamo semplicemente servirci di questo display on screen che compare qui in alto e che ci offre tre funzionalità. La prima è l'app switcher, ci permette di spostare un'applicazione in maniera velocissima dal display principale allo ScreenPad Plus, e possiamo fare anche l'opposto. Poi la seconda funzionalità, che posso chiamare pin, va a trasferire questa applicazione all'interno dello ScreenPad Launcher. E l'ultima invece, che hanno chiamato View Max, è un display esteso ed è ottima per lavorare con i fogli di calcolo oppure con il codice, perché vi permette di avere una superficie più ampia. Combinando i due display si arriva a una risoluzione di 3840x3260 pixel, quindi quasi un rapporto di forma di 1:1, un display veramente enorme. Se poi ci andiamo a focalizzare qui sullo ScreenPad Plus, vediamo che hanno integrato, possiamo richiamarlo con un bottone qui sul lato, con una freccetta qui sul lato, lo ScreenPad Launcher, cioè una galleria di applicazioni. Potete molto facilmente aggiungere delle applicazioni, come vi ho mostrato, a questo launcher, e potete anche gestirle. Cliccando su questa icona abbiamo la possibilità di andarle a riposizionare oppure eliminare dal launcher. E ci sono anche quattro applicazioni che sono specifiche proprio per lo ScreenPad Plus. La prima è Quick Key e vi permette di andare a creare degli shortcut per delle combinazioni di tasti in maniera veramente velocissima. La seconda poi ci permette di andare a scrivere, e possiamo non solo scrivere a mano libera, ma possiamo anche utilizzare la penna, perché questo display supporta la penna con funzionalità di penna attiva, e c'è anche il riconoscimento della scrittura integrato all'interno di questo tool per la scrittura a mano libera. E infine abbiamo anche questo
number key, un tastierino numerico che però è utile più sul modello da 14 pollici che su quello da 15, che ha il numeric pad qui sul touchpad. E poi qui di lato abbiamo tutta una serie di funzionalità aggiuntive. C'è la possibilità di andare a regolare la brillantezza dello ScreenPad Plus. È una funzionalità molto importante perché la luce cade direttamente sulla base e quindi se utilizzate il laptop all'aperto e lo ScreenPad non è abbastanza luminoso potreste non vedere nulla. Questa seconda modalità è dedicata al task group, alla possibilità di andare a raggruppare dei task e quindi creare delle specie di preset. Qui abbiamo un preset con il browser, il calendario, le mappe, che potrebbe essere utile ad esempio per prenotare un hotel. Oppure abbiamo un preset con il file manager. Ancora due finestre del browser e altre applicazioni qui sullo ScreenPad. E per ultimo anche quella che stavamo utilizzando con il browser, Spotify per ascoltare un po' di musica, alcune informazioni sul meteo e le mappe. Abbiamo anche questa modalità che si chiama Task Swap, che semplicemente va a trasferire un task dallo ScreenPad al display principale e viceversa. E infine abbiamo App Navigation, questa specie di task manager che ci permette di avere tutte le applicazioni che sono aperte in questo momento e di andarle a chiudere molto semplicemente. E poi qui in fondo ci sono anche dei settings, delle impostazioni. All'interno dello ScreenPad Plus hanno anche integrato questa funzionalità che hanno chiamato Organizer e che va a suddividere lo ScreenPad Plus in tre parti o in due parti a seconda del numero di applicazioni che volete posizionare qui in basso. In questo caso ne abbiamo tre, ma se chiudiamo un'applicazione possiamo anche andare, spostandola qui sul lato, a riposizionarle suddividendo lo ScreenPad in due parti. E infine vi ricordo che ci sono anche dei bottoni dedicati proprio allo ScreenPad Plus qui sopra il touchpad. Il primo è dedicato allo switch dei task, è un po' lento, bisogna dire la verità. E il secondo invece va a disabilitare lo ScreenPad Plus quando abbiamo bisogno di risparmiare batteria. Quindi, come avete visto da questa nostra demo dello ScreenPad Plus, si tratta veramente di un valido ausilio per andare a incrementare la vostra produttività, qualsiasi sia il lavoro che dovete fare con il portatile, sia che siate dei creativi, sia che semplicemente dobbiate andare su internet per prenotare un hotel. E potrebbe essere anche interessante come soluzione per i gamer, perché consentirebbe, mentre giocate, di andare ad avere delle statistiche di gioco qui sullo ScreenPad Plus. Avevamo proprio mostrato una demo in questo senso con un'applicazione chiamata Overwolf.